Bene, allora innanzitutto benvenuti, io sono Francesca, sono una guida ufficiale del Parco Nazionale del Gargano e in questo sito archeologico che è la Salata, insieme ad altre ragazze che fanno anche le guide, ci alterniamo perché questo purtroppo è un sito che non riceve finanziamenti pubblici per un cavillo burocratico che non è stato ultimato e quindi il comune non può intervenire così come non si può intervenire con dei finanziamenti pubblici. Per quanto riguarda la storia di questo sito viene definito paleocristiano, cioè è un cimitero che risale al periodo dell'arrivo dei primi cristiani sul Gargano. Parliamo più o meno del III secolo d.C., mentre questo era il loro cimitero. Era organizzato in grotte che sono state scavate. All'interno di queste grotte ci sono vari tipi di tombe. Ci sono le tombe a terra, che sono queste, che si chiamano le tombe terragne. Poi ci sono le tombe parietali, che vedremo meglio dall'altra parte. Le tombe ad arco solio, queste con l'arco che vedete qui. E poi l'unico esempio, che anche se vi dà più l'idea di un altare, di una tomba a baldacchino, che è quella che vedete laggiù. Se voi guardate bene sopra si vedono delle parti che scendono dal soffitto tagliate, e perché su quella piattaforma che vedete a terra quadrangolare, la struttura che vedete adesso in piedi lì si ripeteva su tutti e quattro i lati, quindi quella era una tomba per una persona, anche se molto grande. Per la sua posizione, per il fatto che si tratta di una tomba unica, ci fa pensare che fosse destinata al capo del villaggio. Così come anche la tipologia di tombe variava in base al livello sociale del defunto. I poveri a terra, in queste tombe terragne. Poi c'erano le tombe parietali, che sono un po' le antenate delle nostre cappelle cimiteriali. Poi ci sono quelle ad arco solio, che erano quelle delle famiglie un po' più abbienti, tant'è vero che ci si metteva anche più di una persona all'interno. E poi, come abbiamo visto, questa del capo. Nel VI secolo d.C. però il cimitero è stato abbandonato perché il villaggio dove questa gente abitava si è spostato a Vieste e quindi è stato abbandonato tutto, compreso il cimitero, così che qui ci sono arrivati i pastori con gli animali e hanno modificato tutto. Hanno abbattuto le colonne, ecco, vi spiegavo prima perché non si entra nelle grotte per motivi di sicurezza, perché le colonne non sono più così affidabili. Hanno distrutto completamente la tomba a baldacchino. Abbattendo le colonne ci sono stati i crolli, quindi la parte dove ci troviamo noi in passato era chiusa, era già all'interno. Questa apertura che si vede qui era l'ingresso, e l'ingresso era di forma rettangolare, era una porta a tutti gli effetti. E poi, essendo i primi cristiani, avevano paura delle persecuzioni religiose, cioè loro temevano che potessero essere attaccati, uccisi, menati da persone intolleranti verso la religione. Allora cosa facevano? Chiudevano questi siti. Vedete che questo sito sopra ha praticamente della vegetazione. Lo dobbiamo immaginare che scendeva fin giù, quindi la porta, staccavano quella pianta, vedete questa pianta con le foglioline piccole che si chiama lentisco, è una pianta che appartiene alla famiglia del pistacchio. Loro staccavano i rami e li incastravano in queste porte che erano rettangolari e poi avevano una forma quasi di stella. Ci incastravano questi rami in modo tale che chi passava scambiava quell'ingresso per un grande cespuglio. Perché usavano proprio il lentisco? Perché il lentisco, una volta che viene spezzato, è un ramo che prima di ingiallire ci mette moltissimo tempo. Quindi loro cambiavano questi rami di tanto in tanto. L'importante è che davano l'idea che il sito non fosse in realtà un sito, che non ci fosse. Avevano anche l'abitudine dei lumini. Se guardate quella colonna laggiù, vedete in alto un triangolino più scuro, lì con il grasso di animale venivano messe delle lucine. Noi abbiamo semplicemente ereditato una tradizione che non abbiamo assolutamente inventato. Le tombe terragne, queste qui, venivano coperte con dei grossi lastroni di terracotta che venivano costruiti dall'altra parte, sulle coste che in passato avremmo definito jugoslave, oggi dalmate, dall'altra parte, di fronte a noi. E questo lo sappiamo perché sono stati trovati i marchi di fabbricazione sopra questi lastroni di terracotta. Essendo dei cristiani, la sepoltura non era ricca, quindi non erano quelle tombe tipo egiziane dove ci si trovava di tutto. Qui al massimo qualche orecchino, qualcosa che era particolarmente cara alla persona, però essendo cristiani, non credendo in un'altra vita fisica, cosa che invece prima del cristianesimo si credeva
si credeva nella reincarnazione e nella rinascita, quindi per loro non era importante tanto il corpo quanto l'anima, per cui i corpi venivano semplicemente avvolti in un lenzuolo e messi in queste tombe terragne. Noterete che le tombe sono molto corte, soprattutto dall'altra parte, perché parliamo di popolazioni che arrivavano dal nord dell'Africa, la cui stazza era piuttosto piccina, erano bassini, scuri. Pensate che il livello degli uomini era circa 1,50, quello delle donne 1,30, quindi erano bassi, abbastanza bassi. Poi con le invasioni successive dal nord Europa di popolazioni più alte, infatti nell'ultima parte vedremo delle tombe un po' più lunghe perché nel frattempo la popolazione si era evoluta. Questo sito fino agli anni 80 è stato proprio un luogo dove i pastori tenevano gli animali. Questo stesso canale che vedete scavato è stato fatto da loro quando lavavano le stalle, erano stalle a tutti gli effetti. Stalle, sì, per gli animali. E quindi serviva quando lavavano per far defluire le acque sporche. Allora, i pastori per fare spazio per gli animali non solo hanno buttato giù le colonne, vedete, questi sono due ipogei, ipogeo significa grande stanza, con le tombe, che non erano comunicanti, non dovevano essere comunicanti, invece vedete che adesso da qui si vede dall'altra parte, anche questo è stato fatto dai pastori. Allora, adesso ci spostiamo dall'altra parte, però attenzione, passeremo lungo questo sentiero botanico, poi troverete sulla sinistra un altro ipogeo, diverso da loro perché? Perché lì non è mai stato utilizzato, però il bello di quell'ipogeo è che potete vedere come erano fatti esternamente, perché qui è andato distrutto, mentre invece avevano un'apertura rettangolare e avevano una specie di invito, che è quello dove in questo momento vi trovate voi, che era fatto apposta, si chiama dromos, era l'ingresso, proprio un corridoio, dal greco proprio, significa corridoio. Questa pietra ha 65 milioni di anni, infatti si è formata sott'acqua e a dimostrazione di questo troviamo incastonati in un muliti, che sono delle conchiglie sostanzialmente preistoriche e che poi sono diventate parte di questa roccia. Si associa all'origine di questa roccia alla scomparsa dei dinosauri, ecco perché si parla di 65 milioni di anni fa, e questo spiega anche perché questa roccia ha anche della salinità all'interno, proprio perché è nata sott'acqua. Possibile capire perché questo sito si chiama La Salata. Il ruscello che vedete da questa parte è un ruscello di acqua dolce che viene dalla foresta umbra. Pensate che da Lesina fino a Mattinata ce ne sono circa 200 e questi sbucano a mare, infatti poco avanti c'è proprio il mare. Perché allora La Salata se l'acqua è dolce? Perché qui siamo a livello del mare, gli alberi non ci permettono di vedere, ma qui c'è il mare, e l'acqua salata, le correnti di acqua salata si mischiano con l'acqua dolce e l'acqua diventa leggermente salata. Ecco perché tutto il sito poi ha preso il nome della Salata, perché veniva indicato questo posto dove si poteva bere l'acqua, perché è così poco salata, una bassa concentrazione, che in casi, ecco, chi lavora la riesce a bere perché è bevibile. Il fatto che l'acqua sia leggermente salata permette una convivenza sia di animali di acqua dolce come le anguille con animali che vengono dal mare, tipo i cefali, tant'è vero che i cefali percorrono dal mare questo tratto, vengono nella grotta e in questa grotta vengono poi a depositare le uova. Quindi se vedete dei pesci piccini, quelli sono i cefalotti che muovono le prime pinnate.
quando si sentono più sicuri e più grandi ritornano a mare. Quindi vedete come la natura riesce comunque a collegarsi anche in ambienti che potrebbero sembrare ostili tra di loro, invece c'è una bella sinergia e convivono anche in pace, al contrario dell'uomo che dove sta la pace non sa che cos'è. Nel guardare quest'altro ipogeo all'interno del quale ci sono delle grotte, abbiamo fatto una bruttissima scoperta, cioè abbiamo trovato l'esca che serve per i topi, semplicemente senza usare termini complicati, serve per uccidere i topi, ed è specificato che si tratta, che ha un'azione anticoagulante. Questo è un sito archeologico naturalistico, qui ci sono anche tanti animali, per cui questa cosa è assolutamente vietata. Ovviamente non si ha la certezza di chi può aver fatto questo, ma è chiaro, siamo circondati da villaggi turistici che hanno intenzione, quindi non credo che a voi possa interessare venire a mettere questa esca. No, comunque questa cosa si approfondirà. Oltretutto voglio precisare che uccidere un animale con questa sostanza è una delle morti più terribili, perché l'anticoagulante, personalmente faccio parte dell'AMPANA, della protezione animali, natura e ambiente, quindi incappiamo molto in avvelenamenti da questo tipo, perché questo è il veleno più semplice da procurarsi. Qui siamo in campagna, è normale che ci sta di tutto, però insomma lo si deve fare nel proprio territorio, non in un'oasi. Gattino pure. Certo, queste sono, siccome hanno un sapore buono, spesso sono quelle con cui, quando sentite gli avvelenamenti di cani e di gatti, eccoli. Per circa 24-48 ore il cane non ha alcun sintomo, vi dico il cane perché è quello che più spesso muore in seguito a questo. Dopo 48 ore un anticoagulante, il sangue praticamente comincia a uscire ovunque, dal naso, dal retto, e il cane muore. Proprio per non c'è, è difficile, bisogna intervenire in tempo e capirlo in tempo, ma se considerate che per 24-48 ore è asintomatico, il più delle volte è difficile salvare il cane. Bisogna avere un veterinario che riesce a intuire, perché il cane comincia a avere dei segni tipo che è un po' debilitato, così, ma quando comincia l'emorragia è una cosa devastante, per cui non dovrebbero nemmeno essere usati. Anche nell'ammazzare un topo ci vorrebbe un po' più di rispetto, di qualcosa di più immediato. Comunque, a parte queste che provvederemo nelle opportune sedi a denunciare, adesso continuiamo la nostra visita guidata. Adesso ci spostiamo dall'altra parte, ma prima di farlo un'altra informazione. Voi avete visto delle tombe nelle pareti e ce ne sono alcune molto molto piccole. Qualcuno di voi diceva: ma probabilmente sono tombe di bambini. No, siccome qui c'è stata la malaria proprio perché c'è acqua, in passato ci sono state delle morti proprio di comunità intere, quando questo luogo era un cimitero. Allora sono morte centinaia e centinaia di persone, e in seguito a questo hanno avuto bisogno di tombe, hanno scavato tombe ovunque. Ma siccome la gente morta era tanta e avevano paura di infezioni, di contagi, allora che cosa hanno fatto? Hanno bruciato i corpi. Quelle che vedete piccoline non sono tombe di bambini, ma sono urne cenerarie, dove lì venivano messe le ceneri delle persone che venivano bruciate. Per quanto riguarda la vegetazione qui invece, oltre alle famose lenticchie d'acqua, che sono quelle che galleggiano quasi a creare uno strato di prato, c'è il crescione d'acqua. Il crescione d'acqua, che adesso viene un po' snobbato e nemmeno conosciuto, in passato, fino ai tempi della guerra, veniva mangiato come insalata. Veniva proprio utilizzato. Forse no, lo sento ancora per le insalate. Sì, viene utilizzato. Da noi un po' meno, però viene... E c'è d'acqua e c'è anche di terra. Nella parte finale ci si stava chiedendo un attimo come è andata questa cosa del mare che si è ritirato, perché originariamente questo sito ce lo dobbiamo immaginare con il mare che arrivava sotto,
com'è possibile che si sia ritirato? Allora, diciamo che un po' si è ritirato anche il mare, ma un po' le terre, forse non tutti sanno che le terre, alcune terre sono ancora in fase di emersione. Il Gargano, che adesso è attaccato all'Italia, ha avuto un passato da isola, dove prima di essere congiunto al resto dell'Italia, tutta la zona che farete voi, Mattinata, Manfredonia, era praticamente una palude attraversata anche da dinosauri, tant'è vero che sono state trovate proprio delle impronte di dinosauro nella zona di Mattinata. Questo fa capire come quella parte era tutta mare e quindi il Gargano, inteso come Gargano montano, a iniziare ecco dalla foresta umbra, tutte queste zone interne, sono state per un periodo un'isola. Perché poi qui si è creata questa barriera anche col mare? Perché vedete, qui siamo in una grotta molto grande e vedete che lì manca un pezzo di copertura. Questo pezzo di copertura che proseguiva di qua è crollato giù e ci siamo noi sopra, perché se vi guardate intorno vi accorgete che intorno è tutto più basso e noi siamo sul crollo. Qui vedete tantissime tombe parietali, quelli nelle pareti, e sono molto in alto perché comunque quando le hanno fatte evidentemente qui era ancora spiaggia e ogni tanto il mare forse ci arrivava, quindi tombe a terra non sono state fatte. Quelle che vedete sono degli abbeveratoi fatti dai pastori. Qui poi guardate, osservate come ci sono tombe ovunque e come qui addirittura prima c'è un ipogeo fatto a piano terra, poi evidentemente in un periodo in cui il mare deve essere arrivato fin sotto ne hanno realizzato un altro a piano superiore, quindi qui è nata l'esigenza di sfruttare poco la parte piana, ma di andare soprattutto in altezza. Vi chiederete come facevano arrivare così in alto. Considerate che parliamo di uomini che l'età del ferro l'avevano già superata. Loro costruivano delle impalcature e queste impalcature come quelle dei muratori attuali e loro riuscivano a salire. Le tombe non avevano una copertura ma venivano chiuse con dei sassi tipo dei muretti a secco ammucchiati. Adesso non le vediamo molto profonde perché si sono comunque consumate, ma erano molto più profonde di come le vediamo adesso. Sì. E poi vedete la presenza dell'albero di fico, molto una presenza massiccia, un albero di fico qua, un albero di fico di là. Perché? Perché i pastori, queste sono abbastanza recenti, ce n'era anche uno qua, è stato tolto ma non è morto, vedete, perché purtroppo le radici del fico sono molto infestanti e spaccano la roccia. E allora per motivi di sicurezza qui è stato tagliato, ma non definitivo perché vedete sta riprendendo, e ce ne sono altri qua. Perché il fico? Perché i pastori all'epoca non avevano a disposizione tutta l'alimentazione che abbiamo noi. In più questa è una zona di transumanza. La transumanza sarebbe il passaggio degli animali da qui all'Abruzzo, infatti ci sono molti collegamenti con l'Abruzzo, ci sono i tratturi, le vie della transumanza. E questo passaggio veniva fatto periodicamente, quando era freddo gli animali venivano portati qua, quindi gli allevatori di qua davano ospitalità, anche se a pagamento, agli allevatori abruzzesi e molisani. Quando arrivava l'estate che qui seccava tutto, la cosa avveniva al contrario e questi passaggi continui di animali sono diventate le vie della transumanza. Questa era una di quelle vie, perché le vie erano anche costiere, c'è un percorso che passava anche di qua. Per quanto riguarda l'albero di fico, non avendo a disposizione un'alimentazione ricca di tante cose, il fico, non dimentichiamoci che è un concentrato di zuccheri, era molto importante per questo, ma le funzioni non erano solo queste. L'albero di fico dava sì il frutto del fico, ma dava anche la foglia. Se vi è capitato di andare a mangiare in qualche masseria, ogni tanto vi vedete sotto al formaggio la foglia di fico, che per le regole sull'HCCP oggi non si può più. Ma in realtà quella foglia di fico non era decorativa. La foglia di fico ha un alto potere assorbente di liquidi, per cui serviva per rendere il formaggio più consistente e raccoglieva proprio l'acqua. Se non ci fosse stata la vostra passione per l'archeologia, qui ci sarebbero non i tori, ma adesso forse... Allora, qui non ci sono, per esempio, vedete i ponticelli? Quelli non c'erano. Ma lì è stato fatto, ad esempio, il mio compagno ha saldato sotto, avete visto c'è una struttura di metallo, perché le tavole si piegavano e le dovevamo continuamente buttare. Il mio compagno mi ha saldato tutta la parte di sotto. Abbiamo acquistato le tavole e lui me le è venuto a mettere. Il commercialista che ha tra i clienti chi fornisce legno, i negozi, ha chiesto il favore di farci dei prezzi agevolati. È un recupero fatto da amici. L'unico finanziamento che è stato dato dal Parco Nazionale
è stato nel 2000 ed è stato un lavoro di scavo, ulteriormente di scavo per vedere se c'era altro, e un lavoro di consolidamento della roccia. Che stendiamo un velo pietoso, resina che è colata nel ruscello, e la resina è fortemente inquinante, ma comunque sì, adesso necessiterebbe di nuovo di tanti altri interventi. Quindi il grottone della Baia, diciamo che è molto simile, solamente che lì ci sono i graffiti, qui no. Quindi erano tutti collegati? Sì, più o meno sì, perché era un periodo... Là ad esempio vicino al grottone ci sono ancora i resti di un villaggio neolitico però, sì. Ci sono i buchi dove c'erano i pali e venivano costruite le capanne neolitiche.